Il sottosegretario per il lavoro, le politiche sociali Claudio Cominardi ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Grazie Presidente. Con riferimento alla presente interpellanza riferita alla situazione produttiva e occupazionale dello stabilimento Oma Sud SPA di Capua Caserta, si rappresenta quanto segue. Si conferma innanzitutto che la società in oggetto ha beneficiato di diversi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendali ed in relazione a contratti di solidarietà. Con riferimento all'ultimo periodo si precisa che, in data 22 giugno 2018, presso la competente direzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è tenuto, come previsto dall'articolo 22 bis, decreto legislativo numero 148-2015, l'incontro tra i vertici aziendali, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i rappresentanti della Regione Campania, per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale. In esito al detto incontro, le parti hanno sottoscritto un accordo teso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale a favore di un numero massimo di 99 dipendenti impiegati presso il sito di Capua della durata di 6 mesi. D'altro lato, la Regione Campania, che pure aveva manifestato il proprio impegno a sostenere con specifiche azioni di politica attiva il percorso di risanamento dell'azienda, ha provveduto in data 20 luglio 2018 a convocare l'azienda medesima, senza tuttavia ricevere riscontro, e ha successivamente interrogato la stessa su quali azioni e/o attività formative fossero state attuate in conformità al piano industriale presentato al tavolo nazionale, non trovando anche in questo caso risposta. Nel corso dell'ultimo incontro tenutosi in data 12 giugno 2019, presso la competente direzione della Giunta regionale della Campania, il liquidatore di Oma Sud SPA in liquidazione, nel confermare la chiusura dello stabilimento di Capua e la risoluzione dei rapporti di lavoro in essere, ha fatto presente che non è pensabile il ricorso ad alcun ammortizzatore sociale, stante la totale assenza di risorse finanziarie utili a gestire le attività correnti, seppur minime. Dalle ultime notizie acquisite, i soci avrebbero pertanto autorizzato il liquidatore a presentare domanda di concordato preventivo. Ricordo, riguardo al secondo quesito posto, come riferito dal Ministero dello Sviluppo Economico interpellato, la società Oma Sud SPA ha beneficiato di diversi finanziamenti concessi ai sensi della legge numero 808 del 1985 negli anni tra il 2003 e il 2011, per progetti di ricerca applicati a diverse tipologie di velivolo, quali Skycar, Redbird e Surveyor. Dei finanziamenti riconosciuti, solo una parte è stata effettivamente erogata. La liquidazione dei finanziamenti è avvenuta per quote annuali sulla base dei singoli stanziamenti di spesa sino al 2016, atteso che nel 2017 le erogazioni sono state sospese. Ciò è avvenuto perché, dall'esame dei bilanci depositati, in particolare di quello chiuso al 31-12-2017, si è evidenziata una crisi sempre più grave, resa palese dalla consistenza delle perdite e dal patrimonio netto negativo. Come noto, i finanziamenti percepiti devono essere restituiti dalle imprese, sia pure per quote annuali decorrenti dall'anno successivo al termine dell'ultima quota di erogazione, secondo quanto stabilito nei singoli decreti di concessione. La società interrogata nel corso degli anni sull'andamento delle vendite dei prodotti derivanti dall'attività di ricerca finanziata non ha documentato alcuna vendita, né d'altro canto offerto garanzie sulla restituzione, inducendo il Ministero dello Sviluppo Economico a sospendere l'erogazione delle quote residue di finanziamento ancora dovute dal 2017 al 2023. Quanto sopra non può che chiarire il dubbio dell'interpellante in merito all'interesse del Governo sull'utilizzo dei fondi destinati a società in oggetto. In ultimo, si dà atto che, a seguito della sospensione dei finanziamenti, la Oma Sud ha depositato presso il Tribunale di Roma ricorso per decreto ingiuntivo, cui l'amministrazione si è tempestivamente opposta. Per mera completezza, si precisa inoltre che il Tribunale di Roma ha respinto con ordinanza la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Grazie.